Prevenzione e cura del tumore al seno è il tema dell'incontro organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Acquare, località Perato, che ha avuto come ospite un acquarese illustre, il professore Enzo Durante, ordinario di chirurgia generale presso l'Università di Ferrara e tra i luminari dell'Ospedale Civile di Ferrara. Per quanto riguarda la diagnosi strumentale ecografica e la chirurgia del cancro della mammella, Durante ha introdotto una tecnica personale sotto guida ecografica che gli ha consentito di raggiungere risultati eccellenti in termini cosmetici ed oncologici. Nel corso dell'incontro, Durante ha evidenziato che la prevenzione può salvare la vita e che occorre puntare sui controlli medici e su uno stile di vita corretto. Professore, occasioni come queste servono per sottolineare che la prevenzione è importante e che la prevenzione significa salvarsi la vita a volte. Esatto, fare una diagnosi precoce significa innanzitutto appunto avere un maggior numero di possibilità di salvare la vita, seconda cosa alla fine dell'iter complessivo la paziente viene a costare anche di meno, che significa anche avere maggiori risorse per gli altri che vengono dopo. Ci potrebbe dare qualche consiglio? È vero, si parla tanto di prevenzione e si dovrebbe anche sapere come comportarsi per prevenire, quindi sottoporsi a dei controlli, ma anche adottare uno stile di vita regolare. Allora, intanto bisogna distinguere la prevenzione primaria, che significa evitare che un evento si verifichi, e oggi l'unico modo per fare questo è quello di avere uno stile di vita adatto, vale a dire per esempio la dieta mediterranea, cioè una dieta ricca di sostanze vegetali, compreso il famoso olio d'oliva. È stato fatto per esempio uno studio molti anni fa da parte dell'Università di Oxford, in cui si è dimostrato che l'uso continuo dell'olio d'oliva riduce il rischio specifico di poter ammalare. L'altra cosa invece è la prevenzione secondaria, cioè che è quella che noi facciamo regolarmente con gli screening e con la diagnosi precoce. Bisogna abituare ed educare le donne a farsi studiare prima di sentire il nodulo, perché quando il nodulo si sente ha già raggiunto dimensioni medie statisticamente intorno ai 15 mm. 15 mm è già una diagnosi relativamente tardiva in molti casi. Siccome oggi è possibile con le metodiche diagnostiche disponibili, mammografia, ecografia, risonanza magnetica, non usate necessariamente tutte e tre insieme, ma secondo i casi, a fare una diagnosi precoce non nettamente sotto il centimetro, questo significa avere possibilità di almeno 85% di guarigione. Un'ultima cosa, lei ha una lunga esperienza, quanto la prevenzione ha influito negli ultimi anni nella prevenzione del tumore al seno? Ha influito moltissimo, perché noi partiamo negli ultimi 25 anni, nell'87 avevamo 23.000 nuovi casi per anno, per circa 11.000 morti per anno, quindi quasi il 50%. Gli ultimi dati statistici riferiti ad Istat nel 2005 parlano di quasi 40.000 nuovi casi per anno, con poco più di 9.000 morti per anno, che significa 22,5-28%, che è una mortalità dimezzata praticamente rispetto al numero dei tumori. Quello che è certo è che è un tumore in costante crescita come numero, perché gli ultimi dati ci dicono che ogni 15 minuti si fa diagnosi di tumore della mammella in Italia. La maggiore capacità di guarigione è legata percentualmente in parti uguali alla diagnosi precoce da una parte e alla terapia adiuvante dall'altra. Quindi tutte e due insieme hanno dato un ottimo risultato. Con questo incontro la BCC di Acquara ha voluto rendere omaggio ad un cittadino illustre di Acquara, ma come spesso accade ha dimostrato di impegnarsi non solo nella materia economica e finanziaria, ma anche in altri settori della vita della comunità. Questa è la differenza delle banche di credito cooperativo. Difatti noi all'articolo 2 dello statuto c'è scritto che la banca contribuisce al miglioramento delle condizioni economiche e sociali della comunità in cui vive. Quindi ecco perché ogni cosa si giustifica se leggiamo attentamente l'articolo 2, per cui anche questo intervento, questa iniziativa nel campo sanitario, nel campo soprattutto della prevenzione dei tumori, che è una cosa di questi tempi molto attuale, rientra tra i compiti di una buona banca di credito cooperativo. E poi la banca ha portato qui ad Acquara un cittadino illustre, perché il professore Durante è originario di Acquara, ma insomma è la testimonianza anche di quanto si riesce ad emergere, a diventare figure eccellenti. Acquara ha tra i suoi figli questo egregio professore Durante, che da giovane, io me lo ricordo quando stavo, perché abitava vicino a casa mia, poi è andato a studiare fuori
ha avuto tanti successi, insomma oggi è primario all'ospedale civile di Ferrara, è professore universitario, è consigliere comunale anche a Ferrara, quindi è una delle nostre punte di diamante, come suol dirsi, ed è giusto che la comunità acquarese gli riconosca, gli dia questo tributo, lo coccoli qui in mezzo a noi quando quelle rare volte che viene, insomma. E poi è bello anche vedere l'affluenza notevole di gente, vuol dire che la tematica è importante, ma vuol dire anche che la banca riesce poi a portare appunto gente a queste occasioni. Noi siamo una comunità e come tutte le comunità si ritrovano intorno agli uomini migliori, intorno ai propri valori, insomma, no? E questa è la gioia soprattutto questa sera di vedere tanta gente qualificata e corsa qui questa sera per ascoltare il professore, non certo per la banca, spero.